Domenica 23 luglio 2023, buon pomeriggio e ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione di Antenna Sud. In apertura parliamo dell'emergenza caldo, del caldo che in questi giorni preoccupa il ministro della Protezione Civile Musumeci. Dobbiamo fare i conti con il cambiamento climatico, dice il primo servizio di Francesco Manigrasso. La preoccupazione è soprattutto per gli anziani, per le persone che vivono da sole e le persone in sofferenza. È una competenza che spetta ai servizi sociali e ai servizi sanitari, ma credo che debba allertare e responsabilizzare tutte le famiglie, perché le persone anziane non chiedono miracoli, ma in questo periodo hanno davvero bisogno di sentirsi in compagnia. Sono gli anziani a preoccupare, visto il caldo di questi giorni, che sta comportando una serie di difficoltà per le persone sole o che non sanno organizzarsi. Bisogna cambiare modello di vita, il clima è cambiato, dice il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Non possiamo restare inermi, dobbiamo adattarci a questo nuovo contesto. Non è una novità ormai la tropicalizzazione dell'Italia, dovrebbe indurci ad adottare i necessari accorgimenti. Ogni regione ha predisposto già da tempo un piano per gli anziani, per la popolazione della terza età. È un servizio che integra quello sociale, socio-assistenziale e quello sanitario. Non è un tema di protezione civile, per fortuna devo dire, almeno fino a questo momento. Lunghi periodi di siccità da una parte e brevissimi periodi di pioggia abbondante dall'altra ci hanno spiegato che dobbiamo fare i conti con un cambiamento climatico che c'è da oltre 10 anni e non deve più meravigliarci, dice il ministro. Ma il caldo torrido sta bruciando anche la frutta e la verdura nei campi, provocando la perdita del raccolto che in alcune aziende arriva al 90%, dai peperoni ai meloni, dalle angurie all'uva fino ai pomodori e alle melanzane. L'allarme della Coldiretti preoccupa. Le conseguenze non sono solo sulle persone, ma anche sugli allevamenti e coltivazioni, soprattutto dopo gli ultimi fenomeni che hanno colpito il bel paese, provocando danni di milioni di euro nelle campagne italiane. Torniamo a parlare del assegno di fine mandato per i consiglieri regionali. Anche l'ex governatore Nichi Vendola è contro il ritorno appunto di questo assegno. L'ex presidente della regione aderisce all'appello della CGIL. Nelle prossime ore potrebbe prendere forma anche la mobilitazione. Martedì la conta in consiglio Antonio Bucci. Non è un colpo di scena, ma sposta ugualmente l'asticella un po' più in alto. Anche Nichi Vendola si schiera contro il ritorno del trattamento di fine mandato per i consiglieri di Via Gentile. Nessun ingresso in campo roboante. L'ex governatore aderisce all'appello formalizzato giorni fa dalla CGIL e che raccoglie ora più di 60 tra sindacati e associazioni, da Confesercenti a Legacoop e Giusta Causa, comprese Confindustria e Sinistra Italiana, eppure l'ex presidente della regione, appunto. Il colpo di spugna sull'assegno in questione, infatti, era arrivato proprio durante la sua seconda legislatura da capo della giunta, allora ancora in via Capruzzi e con Mario Monti a Palazzo Chigi, 35.000 euro circa, 4,3 milioni di euro in totale per le coperture. E la speranza, spiega, che il Consiglio ora possa accogliere la sollecitazione ad un ripensamento. Tanto più dal momento che a destare perplessità, a citarlo, è la stessa retroattività a valere dal 2013, un anno dopo l'abolizione, insomma. La politica ha il dovere dell'ascolto e le sigle rappresentano il tessuto collettivo della nostra democrazia. Grave ignorarne la voce. Nulla più di un appello, ma è pur sempre quello di un ex presidente. Ancora poche ore e poi, se non ci dovessero essere risposte ufficiali, il fronte del no valuterà le forme di mobilitazione da mettere in atto anche all'esterno del Consiglio. A quel punto, difficile dire se si andrà allo strappo oppure si opterà per un rinvio last minute. L'ultima parola spetta all'Aula, qualunque sia. E caccia i due personaggi principali dell'inchiesta antimafia condotta tra San Vito del Romarni e il resto della provincia di Brindisi, sfuggiti alla cattura nella blitz di martedì. Cioè Marco Di Napoli. Potrebbero essere rimasti in zona, nascosti in quella rete di case di campagna della provincia di Brindisi, in cui si muovono benissimo. Fatta di stradine interpoderali, percorsi sterrati tra vigneti, carciofeti e alberi d'ulivo. Una cartografia che manda in tilt persino i navigatori satellitari, ma che Gianluca e Cosimo Lamendola, padre e figlio, conoscono alla perfezione, perché era in questo universo parallelo, lontano dai lampioni a LED e dalle telecamere dei centri urbani, arroccati nella masseria di Contrada Mascava, ereditata dal capostipite Carlo Cantanna,
che avevano costruito il loro business milionario. È una caccia serrata quella condotta dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni ai due personaggi chiave dell'inchiesta che martedì scorso ha portato all'esecuzione di 22 ordinanze di custodia cautelare, di cui 21 in carcere. Gianluca Lamendola, 34 anni, considerato il capo dell'organizzazione, e il padre Cosimo, che ha solo 17 anni in più di lui, non si sono fatti trovare. Probabilmente avevano già pronto un piano per la fuga, avendo ormai percepito di essere indagati, e forse era già pronto anche un rifugio per l'eventuale latitanza. Cosimo, del resto, non è nuovo alla clandestinità. 30 anni fa, quando era poco più che ventenne, riuscì a sfuggire al blitz contro i componenti della banda del racket e delle estorsioni che terrorizzava i commercianti di San Vito dei Normanni. Fu catturato dai carabinieri quando ancora in paese non c'era la nuova caserma della compagnia, ma solo una piccola stazione, dopo oltre 2 mesi di latitanza in una masseria di Contrada Caracciolo, nelle campagne di Mesagne. Non è escluso che il nascondiglio scelto dai Lamendola sia anche in questo caso in una zona rurale, magari anche nel Fasanese, dove l'organizzazione poteva contare su una rete importante di affiliati che operavano in anonimi B&B nascosti nel verde o villette di periferia. I carabinieri stanno monitorando con attenzione non solo i luoghi ma anche le persone. Gianluca e Cosimo Lamendola dovranno fare affidamento necessariamente su una rete di fiancheggiatori che peraltro rischiano grosso. Il reato in questo caso, per chiunque li protegga, è di concorso esterno in associazione mafiosa. Ancora cronaca, i carabinieri della compagnia di Taranto hanno arrestato un 38enne presunto responsabile di aver detenuto, con lo scopo di metterla in commercio, una grossa quantità di cocaina. Gli investigatori dell'arma nei giorni scorsi avevano notato un viavai di persone da un appartamento del quartiere Trecarrare Solito. Grazie ad un'accurata perquisizione venivano rinvenute nascoste in diversi immobili proprio della stessa casa 220 dosi di cocaina pronte per essere vendute. L'involucro in particolare era all'interno di un pensile della cucina tra pacchi di pasta e barattoli di pelati. I 150 grammi di stupefacente, dal valore economico di circa 8.500 euro, sono stati consegnati al laboratorio analisi sostanza stupefacente del comando provinciale di Taranto. L'uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva al termine della formalità di rito su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto agli arresti domiciliari. Taglia il traguardo dei 50 anni di attività a Fungo Puglia, azienda di Rutiliano in provincia di Bari, nata nel 1973 e nota per l'impegno della famiglia Altieri. Grande festa per la ricorrenza. 50 anni di consolidata attività, fatti allo stesso tempo di passione e amore per il territorio, di tradizioni tramandate, di pazienza e dedizione. È con questi valori che a Rutiliano Fungo Puglia festeggia questa importante ricorrenza, un valore aggiunto per la terra di Bari e non solo. A partire dal 1973 è proprio la cura dei funghi, come suggerisce il nome stesso, ad essere protagonista attraverso il seguito di ogni fase e processo di coltivazione e crescita che mira a portare un prodotto locale e genuino sulle tavole dei pugliesi. Per me questa azienda è la sorella maggiore, è nata 2 anni prima di me, sono cresciuto qui e qui ti ho preso i valori. Un'azienda che coltiva con passione da 50 anni i funghi, oggi li vende in tutta Italia, anche gran parte in Europa, e pensa sempre di più a un mercato sostenibile. Noi siamo stati i primi a fare il substrato, a portarlo in produzione e poi anche a trasformarlo, perché noi siamo stati anche i primi a fare i funghi sterilizzati, i funghi calamoia. Insomma, abbiamo dovuto far conoscere i funghi in tutte le loro maniere. Il segreto del successo non è legato solo all'impegno, ma anche al rispetto dell'ambiente e senza alterare le caratteristiche nutrizionali. Oltre 1.000 i partecipanti alla grande festa. E qual è il segreto del vostro successo? La passione, la continuità, l'impegno, non guardarsi mai dietro, sempre avanti. La festeggiamo e creiamo le condizioni perché ci siano sempre maggiori aziende come queste.
Ci spostiamo ora a Francavilla Fontana, dove pare non ci sia nessuna ora X per l'abbandonato centro di carico intermodale. Il Comune infatti ha proceduto alla revoca dell'aggiudicazione disposta in favore del gruppo Stamplast. Gianni Canarile. Punto e a capo, il centro di carico intermodale di Francavilla Fontana rimarrà in totale stato di abbandono. Non ci sarà alcun affidamento in locazione dell'intermodale situato in Contrada Tiberio. Il gruppo Stamplast SPA non intende più sottoscrivere il contratto a seguito di una ponderata valutazione in ordine all'entità dell'investimento per il recupero della struttura, ma anche per la durata massima prevista per la locazione. Ha fatto in altre parole retromarcia dopo che il Comune agli inizi di luglio aveva dato il nulla osta per la stipula del contratto. Alla società locataria spetta l'onere infatti di realizzare con spese a proprio carico le opere volte al recupero funzionale ma anche all'agibilità della struttura. L'importo di tali lavori dovrà essere scomputato dal canone di locazione. L'intermodale rimane dunque il simbolo dello sperpero di ingenti risorse di denaro pubblico, l'inno al degrado. Un intermodale che non interessa più a nessuno. Il centro di carico, o meglio il suo fantasma, agita da sempre i sogni della politica, dei politici, ma anche degli ex politici. Costato 12 miliardi delle vecchie lire, in 15 anni sono stati buttati al vento soldi per sorvegliare un rudere, ovvero ciò che rimane della struttura ultimata il 14 maggio 1998 e mai attivata per lo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli. Il centro di carico, concepito verso la fine degli anni 80 con i lavori iniziati negli anni 90, venne ultimato 25 anni fa con tanto di fabbricati e celle frigorifere e presentava già all'epoca, come accertarono i collaudatori, un notevole degrado funzionale. Quest'opera pubblica è considerata dai francavillesi non solo un monumento allo spreco. Tante le aspettative rivolte nei confronti di un'iniziativa potenzialmente importante per il rilancio del trasporto merci di lunga percorrenza. Nessuna ora X, il Comune ha proceduto alla revoca dell'aggiudicazione disposta in favore del gruppo Stamplast. A San Martano di San Giuseppe è attivo lo sportello Orientation Desk, un team di personale qualificato al servizio di giovani e inoccupati. Entra nel vivo a San Marzano di San Giuseppe il progetto Orienta Lavoro. Presso il Palazzo della Cultura è stato attivato lo sportello di orientamento al lavoro realizzato nell'ambito della misura Punti Cardinali, un progetto finanziato dalla Regione Puglia che si propone di coniugare formazione e lavoro. È praticamente uno sportello in cui possono accedere tutti i nostri giovani di qualsiasi età per avere informazioni su quelle che sono le scelte e gli orientamenti lavorativi, nonché sulle scelte universitarie eventualmente da realizzare. Questo è un progetto che finalmente riconosce una cosa importante per i nostri giovani, cioè l'orientamento formativo. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 19, un team di operatori qualificati sarà a disposizione di giovani, studenti, inoccupati e quanti desiderano cambiare attività al fine di fornire indicazioni utili alla scelta di un percorso consapevole. Grazie a queste figure professionali, quali sono gli orientatori, praticamente i ragazzi possono, attraverso anche un'indagine diciamo introspettiva di se stessi, possono individuare quello che è il percorso lavorativo più consono a loro. 60 scatti, cimeli e manufatti d'epoca. Arriva a Cassano, nel Barese, la mostra di Acquedotto Pugliese sulla storia delle teste di ferro, le celebri fontanine e sull'emancipazione della regione dalla scarsità d'acqua. Le chiamano capa de fir o testa di ferro. 128 centimetri e tanti ricordi legati all'infanzia ed altri tempi, le fontanine continuano il loro tour per le piazze di Puglia con la mostra di Acquedotto Pugliese che approda a Cassano Murge, battenti aperti nel Museo del Territorio di Cassano e dell'Alta Murgia tutti i giorni dalle 18.30 alle 20.30, ingresso libero, sarà così dalle prossime ore al 25 agosto. Fotografie e cimeli che raccontano la storia delle icone in ghisa, sì, ma anche quella dell'emancipazione di un'intera regione dalla scarsità d'acqua. Senza dimenticare che la Puglia, come la definiva Orazio, Puglia siticulosa, non aveva l'acqua, per cui l'arrivo dell'acqua pubblica nel 1915 ha rappresentato veramente uno spartiacque. Se pensiamo soltanto ai casi di malaria che colpivano soprattutto i più piccoli, e quindi ancora ribadisco l'importanza, no, di come ha cambiato in meglio, anche da un punto di vista sanitario, la vita e la qualità della vita dei pugliesi. Acquedotto Pugliese sta rifacendo numerose reti
siamo sempre in stretta collaborazione perché dobbiamo cercare di dotare questo territorio di reti fognarie e idriche di cui è monco, di cui è carente. Ultimamente ha recuperato anche appunto le fontanine storiche, le ha recuperate con i pezzi originali. La musica, con la sua forza evocativa, è la protagonista del quinto appuntamento del Magna Grecia Awards 2023. In questi ultimi anni si è consumata una rivoluzione radicale del sistema musicale, è cambiato il modo di produrre ed anche il modello di comunicazione, ma alcuni sentimenti non passeranno. Mi ritorna in mente del duo Battisti Mogol e uno di questi ed anche il titolo del Magna Grecia Awards 2023, una kermesse di premiazioni itinerante per la Puglia. Un invito a riflettere sulle radici, sull'importanza di preservare la memoria e mantenerla viva, costruendo oggi il ricordo indelebile che muoverà il domani. Ancora Battisti, Il mio canto libero, è il tema della serata andata in scena alla Fondazione Nuova di Biceglie. Tra i premiati del quinto appuntamento, il giornalista Paolo Giordano. Mogol mi ha raccontato di questa canzone una storia bellissima, quindi mi ritorna in mente, credo, la cosa migliore da dire per una canzone. Cioè, una canzone che mi ritorna in mente è una canzone che vince. Sul palco gli ospiti si raccontano, spazio alle note, quelle della chitarra imbracciata da Leo Gassman. Penso che i concerti siano importanti proprio anche per conoscersi, per emozionarsi insieme, che non fa mai male. Al fianco di Leo Gassman a ricevere la terza premiazione della serata, Colombra è uno degli esponenti del panorama artistico contemporaneo. Il tuo punto di vista, in quanto persona, siamo miliardi, penso che comunque se riesci a sviscerarlo, se riesci a anche ad ampliarlo, sia comunque degno di essere raccontato. Grande successo per Raffaella Gualazzi alla Taranto Jazz Festival. Stasera si chiude con Fiorella Mannoia e Danilo Rea. Pianista sopraffino, cantante potente originale, musicista completo e unico nel suo genere, Raffaele Gualazzi ha conquistato il pubblico della penultima serata del Taranto Jazz Festival nell'arena della Villa Peripato con un concerto sontuoso, ricco di raffinatezza, talento e standard jazzistici continuamente contaminati. Perfetta l'alchimia del terzetto composto con Anders Ulrich al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria. Una esibizione fantastica, un live degno di una sala d'incisione. Gualazzi, prodotto dal grande Vittorio Cosma, è uno dei più creativi e sperimentatori jazz italiani, in un viaggio dal ragtime al soul al blues, senza dimenticare la canzone italiana di cui è stato protagonista al Festival di Sanremo, vincendo nel 2011 la categoria Giovani con Follia d'Amore e con un memorabile secondo posto all'Eurovision Song Contest nella versione rivisitata in inglese Madness of Love. Gualazzi ha proposto i suoi brani più celebri, sconfinando anche in altri territori, come nella Pigro di Ivan Graziani, rivisitata con garbo e originalità. Il sipario del Taranto Jazz Festival si chiude nella serata di domenica 23 con un concerto eccezionale che ha già registrato il tutto esaurito. Arrivano Fiorella Mannoia e Danilo Rea con Luce, uno spettacolo straordinario e intimistico. Restiamo a Taranto, dove oggi va in scena la seconda tornata, quella decisiva del Palio di Taranto, la tradizionale competizione tra barche e remi che rappresentano i rioni del capoluogo ionico. I Gozzi effettueranno il periplo dell'Isola Madre, la partenza è prevista per le ore 19 di questa sera. La storica competizione, organizzata da sempre da Franco Simonetti, sarà trasmessa in diretta da Antenna Sud in esclusiva con collegamento da Taranto a partire dalle ore 18. Ed ora apriamo la pagina sportiva e andiamo subito a collegarci in diretta con Flavio Insalata, per noi a Roccaraso, per seguire da vicino il ritiro del Bari. Quali sono le ultime? E intanto sicuramente sei un po' più al fresco rispetto a noi. Ciao Flavio, ben ritrovato. Buon pomeriggio Cristina, sì, rispetto a voi un po' più fresco, ma non siamo al freddo, diciamo, come diceva Checco Zalone nel film. Ci sono 30 gradi qui a Roccaraso, fa caldo, ma tutto sommato è un caldo più gradevole rispetto a quello che stiamo avendo in Puglia. Il Bari oggi alle 17.30 scenderà in campo per il secondo test amichevole stagionale contro il Delfino Curi Pescara, formazione di eccellenza. Non ci sarà ancora Jeremy Menez, ci dicono le ultime indiscrezioni, il francese
si sta allenando da 3-4 giorni con i suoi compagni, difficilmente però scenderà in campo oggi. Dovrebbe aver recuperato invece Pierluigi Frattali, sarà però un test per testare anche la condizione fisica dei ragazzi di Mignani che qui alle nostre spalle proprio con la famiglia si sta godendo la mattinata libera. Il Bari scenderà in campo alle 17, ricordiamo. Bari che scenderà in campo però di fronte a 400 tifosi, ce ne sono veramente da tutte le parti. Qui a Roccaraso ne abbiamo accanto a noi una decina. Da dove siete arrivati e che cosa vi aspettate quest'anno dal Bari? Noi siamo partiti da Foggia, viviamo lì per lavoro, anche se il nostro cuore è ovviamente bianco-rosso. Ci aspettiamo di rivivere le stesse emozioni dell'anno passato, perché anche se si è concluso in maniera atroce, comunque è stato un anno indimenticabile. Abbiamo vissuto delle emozioni fortissime e ci aspettiamo, speriamo di rivivere alla stessa maniera, magari con un finale diverso. Oggi papà non ti ha portato al mare, ti ha portato in montagna. Sì. Ma gliel'hai chiesto tu, è stato lui che ha detto armiamoci e partiamo? Tutte e due. Abbiamo tanti altri tifosi qui accanto a noi. Cristina, la delusione è cocente, ma la voglia di ripartire c'è. Tanta fiducia al mister, a tutta la società. Siamo molto fiduciosi, faranno sicuramente un buonissimo campionato. Andremo tutti allo stadio come abbiamo fatto quest'anno, continueremo a crederci e a tifare per la nostra squadra, per la nostra città. E sicuramente, insomma, speriamo che i risultati arriveranno e che il mister Mignani riuscirà a fare una buona squadra e un buon campionato. Cristina, qui è partita la ridarella, signora. In attesa di andare a mangiare c'è un Bari che aspetta. Forza Bari! Bellissima questa atmosfera, Flavio. È bellissima questa atmosfera. Qui il ritiro e l'augurio. Certo, perché fa da preludio. Gli arrosticini li avete mangiati? Li abbiamo mangiati e adesso continueremo a mangiarli anche oggi. Qui sono buonissimi comunque gli arrosticini. Flavio. Cristina, il sole e il caldo. Ovviamente la ridarella della signora porta è contagiosa. Un clima di allegria qui. La ridarella signora della signora non ce è la contagiosa. Fa più, noi anche. Vi restituiamo la linea se ci sono domande, prego, ma questo è il clima qui a Roccaraso. Appuntamento più tardi per la prossima amichevole dei biancorossi. Va benissimo, bellissima questa atmosfera, fa da preludio a quello che può essere un buon campionato, anzi speriamo il campionato giusto per il Bari. Adesso parliamo del Lecce, 21 gol in una doppia amichevole per i giallorossi. Blin applaude al lavoro dei compagni e intanto si sa, è pronta a dire sì alla rabbia. Sabato di doppia amichevole in casa Lecce, 10-0 in mattinata a Riva del Garda e 11-1 a Rovereto nel pomeriggio. 21 gol e buone indicazioni per Roberto D'Aversa, che ha visto all'opera anche Almqvist e Raffià, e soprattutto la conferma dei prospetti più interessanti della formazione primavera come Dorgu, Vulturar e Corfitzen. Soddisfatto della prima settimana di ritiro anche Alexis Blen, leader del centrocampo giallorosso e punto di riferimento nello spogliatoio. Stiamo lavorando per cercare di stare al livello fisico già massimo, e poi quando c'è da giocare delle partite così stiamo lavorando per bucare e trovare gli spazi dietro la difesa e fare il massimo per trovare il gol. Poi abbiamo fatto 10 gol stamattina, 11 gol questo pomeriggio, potevamo anche fare di più, però l'importante è che abbiamo lavorato bene fisicamente. Stiamo lavorando forte perché se giochi a Lecce devi lavorare forte, perché siamo una squadra che deve lavorare per salvarsi, è l'unica strada che dobbiamo seguire, e così lo stiamo facendo questa settimana. E lo dobbiamo continuare così. Intanto sono ore decisive per la cessione di Hassan Cissé, l'attaccante gambiano infatti non è stato impiegato nelle amichevoli da D'Aversa perché in procinto di volare in Arabia Saudita. Raggiunta l'intesa economica tra il Lecce e l'Alfaia per la fumata bianca definitiva, ora si lavora con l'entourage dell'attaccante. Ovviamente Cissé non si sa, che ecco, sicuramente si scrive ugualmente, ma è un giocatore che milita in Serie C. Andiamo a parlare proprio di Serie C, andiamo a parlare del Taranto. È partita ufficialmente la stagione del Taranto, il gruppo si è ritrovato nel ritiro di Cascia. Ascoltiamo il servizio del direttore Gianni Sebastio.
È iniziata ufficialmente la nuova stagione agonistica. Il Taranto di Mister Capuano e del presidente Giove si è radunato a Cascia in Umbria, che sarà il quartier generale dei rossoblù per la preparazione precampionato, esattamente 3 mesi dopo l'ultima gara con il Messina il 23 aprile. La squadra è tornata a sudare nel pomeriggio primo allenamento. Nel ritiro di Cascia ci sono 20 calciatori, a questi si aggregheranno nelle prossime ore anche i centrocampisti Bonetti e Juniores del 2003 e Calvano di 30 anni. Il tecnico Ionico ha detto che la rosa attualmente a disposizione rappresenta circa l'80% del progetto tecnico studiato con la società per la prossima stagione di Serie C. Il ritiro a Cascia durerà 3 settimane, si concluderà infatti il prossimo 13 agosto, poi i calciatori godranno di 2 giorni di riposo per riprendere la preparazione a Taranto lo Iacovone subito dopo Ferragosto il 16 in vista dell'esordio in Coppa Italia che per ora è previsto per il 20 agosto, salvo slittamenti dovuti alla compilazione degli organici da parte della Lega Pro. Sono già state programmate le amichevoli, oltre alla sgambata con una rappresentativa dilettanti il 30 luglio, il 6 agosto alle 18, prima uscita vera e propria con l'Alba Longa. E dopo 2 giorni di lavoro al kick-off di Cavallino è partito per il ritiro questa mattina anche il Brindisi alla volta della zona del Pollino che ospiterà anche quest'anno il ritiro dei biancazzurri. Naturalmente in questi giorni si aggregheranno ai giocatori già a disposizione di Ciro Danucci anche altri elementi a chiusura di quella che sarà la rosa del Brindisi 2023-2024. Andiamo avanti, parliamo di basket. L'Epicasa Brindisi piazza il colpo di mercato. L'americano Senglin sarà il playmaker titolare nella prossima stagione. L'interessamento all'ufficializzazione, il passo è stato breve. L'Epicasa Brindisi affida le chiavi della regia al playmaker americano Jeremy Senglin. Accordo fatto dopo che il giocatore, nella passata stagione in forza alla pallacanestro reggiana, ha rescisso l'accordo con gli emiliani. Era il passaggio che mancava alla dirigenza dell'Epicasa per dare l'assalto a questo play, vero trascinatore della salvezza della reggiana, squadra dove era arrivato a campionato in corso e l'ultimo posto in classifica. L'esperienza europea non manca a Senglin, miglior realizzatore nella storia del suo college, l'Università di Weber, un passaggio ai Brooklyn Nets e l'approdo in Germania nel 2018 al Ludwigsburg. Senglin vanta 2 stagioni a Nanterre in Francia, inframmezzate da un biennio nella Liga Endesa spagnola con l'Andorra. In Spagna, Senglin è stato protagonista anche con il Fuenlabrada, prima di arrivare in Italia alla pallacanestro reggiana nella seconda parte dello scorso campionato. Una scelta che alza ulteriormente l'asticella dell'Epicasa Brindisi per la prossima stagione ed arricchisce il gruppo di americani a disposizione di coach Corbani. In una sola giornata, infatti, c'è da registrare un doppio arrivo di giocatori a stelle e strisce. Nella mattinata di sabato è stato ufficializzato l'ingaggio di Nate Lazewski, alla classe 1999, protagonista della NCAA, il campionato universitario statunitense, con la Notre Dame University. Per Lazewski, quella a Brindisi sarà la prima esperienza in assoluto oltreoceano, ma sulle qualità di questo giocatore non hanno dubbi coach Corbani e il direttore sportivo De Riche, che lo hanno visionato a Las Vegas nella Summer League americana con la maglia degli Indiana Pacers. Ed era questo il nostro ultimo servizio. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.